Sarà una vera e propria invasione quella che Barney si appresta a vivere il 29 aprile. Una invasione digitale da parte di una folla pacifica di invasori, armati di tutto punto con macchine fotografiche, videocamere, smartphone e tablet e diavolerie tecnologiche varie. Una giornata all'insegna di un mix tra socialità tradizionale e digitale, tra giochi della tradizione e giochi della tecnologia, tra elementi e simboli della cultura più radicata nella storia e altri che invece fanno decisamente parte del futuro. E naturalmente della buona tavola, il tutto condito con il sapore della primizia all'ariana in un calendario nazionale. L'invasione che sconvolgerà il piccolo paese di poche centinaia di abitanti in Alta Valdassina, a una manciata di minuti dal passo del Ghisallo, rappresenterà infatti anche il debutto del territorio intorno al lago di Como sul palcoscenico di invasioni digitali. Una manifestazione arrivata ormai alla sua sesta edizione con centinaia di eventi in tutta Italia ogni anno. Nell'occasione Barney si offre all'ospite e al visitatore con una giornata densa di appuntamenti culturali e di divertimento per adulti e piccini. Fulcro della giornata saranno la mostra di gigantografie di Giulia Caminada, esposta per il paese, che hanno trasformato Barney in un museo all'aria aperta. Immagini che rappresentano momenti e strumenti della vita quotidiana di un tempo, visti e interpretati con gli occhi di oggi, in un punto ideale tra passato e presente e futuro. A completare il programma un nutrito elenco di giochi per bambini, laboratori di antichi mestieri, in cui i bambini potranno toccare con mano e sperimentare loro stessi come si lavorava una volta. E per i grandi, una caccia al tesoro fotografica. E siccome siamo in Italia, l'offerta prevede anche la possibilità di pranzare in uno dei locali del paese, con menù speciali preparati per l'occasione. Meglio prenotarsi in anticipo, è prevista una grande affluenza. Conclude la giornata i due appuntamenti di invasione digitale, la mattina alle 11 e il pomeriggio alle 15. Le truppe di invasori occuperanno le vie, le piazze, i vicoli e le corti di Barney, seguendo la scia delle gigantografie che rappresentano la storia illustrata del paese e della sua gente. Durante il percorso la guida racconterà le storie, le leggende, i miti della vita di una volta della piccola comunità di Barney, le origini dei nomi degli attrezzi, degli strumenti di lavoro e di vita quotidiana ripresi nelle fotografie. Un momento di cultura e di conoscenza e di ricordo adatto a tutti, grandi e piccini. Gli invasori saranno armati di macchine fotografiche, smartphone, tablet e riempiranno di immagini di Barney la rete dei social media, facendo leva sugli hashtag della manifestazione Seed for Culture, Invasioni Digitali e Un Paese in Posa.